Per almeno 6 settimane dopo la sua resurrezione a Gerusalemme, Gesù apparve ai discepoli diverse volte. Le istruzioni finali che impartì prima dell'ascensione rappresentano una specie di sommario dell'intero libro degli Atti. Diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e della Samaria e fino agli estremi confini della terra. Migliaia di ebrei credettero nel Vangelo predicato a Gerusalemme dagli apostoli e furono battezzati. Siccome in città c'era poca acqua, i battesimi potrebbero essersi svolti anche nelle cisterne sotto le case, dove veniva raccolta l'acqua piovana. Dopo diversi anni a Gerusalemme, Simon Pietro, che è il personaggio principale dei primi capitoli del libro degli Atti degli Apostoli, scese nella città di Lidda. Da Lidda, alcuni credenti chiesero a Pietro di recarsi a Joppe, ora Giaffa, una città sulla costa. Qui Pietro risuscitò dalla morte una donna di nome Tabita. Mentre si trovava a Joppe, Pietro soggiornò nella casa di un uomo che di mestiere conciava pelli di animali per farne cuoio. In seguito a una visione e all'invito di un centurione romano, Pietro si spostò più a nord, nella città di Cesarea, dove predicò il Vangelo a persone che non erano ebree. Tutti i primi seguaci di Cristo, come del resto lo stesso Gesù, erano ebrei, ma già prima del viaggio di Pietro a Cesarea il Vangelo aveva varcato i confini del giudaismo, quando Filippo andò a predicare nella regione di Samaria. A Cesarea c'era il quartier generale dell'esercito romano della provincia della Giudea. La città era stata costruita da Erode in onore del primo imperatore romano, Cesare Augusto. Il governatore romano vi risiedeva abitualmente e saliva a Gerusalemme soltanto in occasioni speciali. Cesarea era una grande città che si estendeva dal mare verso l'interno e ospitava tutte le abituali istituzioni di una città ellenistica ben sviluppata. Il capitolo 12 degli Atti narra il discorso e la morte di Erode Agrippa I avvenuti a Cesarea. Lo storico ebraico Giuseppe Flavio ne dà una descrizione molto simile e colloca il discorso di Agrippa nel teatro della città. Rapidamente la giovane chiesa crebbe a Gerusalemme e negli immediati dintorni, ma incontrò molte opposizioni. L'oppositore più virulento fu un giovane studioso della legge di Mosè, chiamato Saulo. Saulo, dopo aver assistito alla lapidazione di Stefano, il primo martire cristiano, ricevette dalle autorità giudaiche di Gerusalemme l'incarico di recarsi a Damasco, un'importante città della provincia di Siria, per arrestare chi credeva in Gesù. Fuori dalle mura di Damasco, Saulo fece un'esperienza che avrebbe drammaticamente cambiato il corso della sua vita. Vedendo un lampo di luce, egli cadde a terra. Allora udì una voce che lo chiamava per nome. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Era Gesù che incaricò Saulo di predicare il Vangelo. La luce aveva accecato Saulo ed egli fu condotto per mano in città. Fu portato in casa di un uomo di nome Giuda. Dopo essere stato guarito e battezzato da Anania, Saulo, il cui nome greco era Paolo, cominciò a predicare a Damasco con lo stesso zelo con il quale aveva perseguitato quegli ebrei che avevano creduto in Gesù. Gli ebrei di Damasco, che speravano che Saulo avrebbe confutato la predicazione dei cristiani, si accorsero della sua conversione e fecero piani per ucciderlo. I suoi amici, però, lo aiutarono a fuggire di notte, calandolo in una cesta dalle mura della città. Saulo non tornò direttamente a Gerusalemme, ma si recò invece in Arabia, nel regno dei Nabatei. I Nabatei erano un popolo arabo che abitava le regioni desertiche a sud e ad est della terra di Canaan. Dal IV secolo a.C. circa, al tardo I secolo d.C., la loro capitale fu la città di Petra. Petra era letteralmente scavata nella roccia e il suo nome greco significa pietra, proprio come il corrispondente ebraico Sela, usato nell'Antico Testamento. Era una città di tombe e di templi, era una necropoli, una città dei morti.
Non lontano da Petra c'era una sorta di centro commerciale detto Piccola Petra, dove le carovane di cammelli scaricavano le loro mercanzie. I nabatei erano commercianti. Vivevano importando le spezie e i profumi prodotti nell'Arabia meridionale e in Estremo Oriente. Si trattava principalmente di beni di lusso, come ad esempio la mirra e l'incenso. Dall'Arabia meridionale al porto di Gaza, il fondamentale scalo commerciale, correvano circa 2300 chilometri. Le merci erano trasportate da carovane di cammelli lungo una strada che veniva chiamata la Via delle Spezie. Il viaggio durava molte settimane e i nabatei gestivano almeno 65 stazioni di posta lungo la via. Nella regione del Negev, la più importante di queste stazioni era Avdat. I nabatei disponevano anche di un esercito ben equipaggiato per sorvegliare le carovane di cammelli e difendere dagli assalti le stazioni di posta. Nel primo secolo avanti Cristo, il regno nabateo si espanse verso nord fino alla Siria meridionale, raggiungendo la città di Damasco. Paolo ritornò a Damasco dall'Arabia. La sua predicazione però aveva irritato il re nabateo Areta IV, che non molto tempo dopo diede ordine di arrestarlo. Fece dunque ritorno a Gerusalemme, ma anche lì la sua predicazione entusiasta suscitò presto opposizione, come era accaduto a Damasco. Su invito dei responsabili della Chiesa, Paolo si imbarcò su una nave che lo condusse a Tarso, la sua città natale. Tarso era situata nell'attuale Turchia meridionale. Era un porto e uno scalo commerciale di grande importanza. Era una città greco-romana e Paolo era cittadino romano. La città era rinomata per le accademie che garantivano un'istruzione eccellente e il giovane ebreo fu educato nella filosofia greca e nella retorica, l'arte di discutere, parlare e scrivere. In giovane età Paolo si era trasferito a Gerusalemme, dove ebbe una più tradizionale educazione ebraica, studiando la legge di Mosè e le tradizioni del suo popolo. Egli studiò alla scuola del famoso rabbino Gamaliele, un fariseo membro influente del Sinedrio. Lo stesso Paolo divenne membro del gruppo dei farisei. Quando il Vangelo cominciò a diffondersi fuori dalla terra di Israele, fece rapidi progressi, prima nell'isola di Cipro, poi nella città di Antiochia, non lontano dalla patria di Paolo. Qui il Vangelo fu predicato anche ai non ebrei. Barnaba, nativo di Cipro, venne a Tarso a cercare l'aiuto di Paolo nella nuova sfida di evangelizzare i pagani. Il libro degli Atti racconta 4 viaggi di Paolo. Nel corso del suo primo viaggio ebbe come compagno Barnaba, l'uomo che lo aveva sostenuto a Gerusalemme e ad Antiochia. Il punto di partenza dei suoi viaggi era Antiochia e là egli ritornava alla fine di ogni viaggio per riferire alla chiesa locale. Terza più importante città dell'impero dopo Roma ed Alessandria era la capitale della provincia di Siria che includeva la Giudea e la Galilea. Una grotta presso la moderna città di Antachia potrebbe essere stata uno dei primi punti di ritrovo per i credenti che ricevettero ad Antiochia per la prima volta il nome di cristiani. Da Seleucia, il porto di Antiochia, Paolo e Barnaba salparono verso l'isola di Cipro. Predicarono nelle sinagoghe fino a che il governatore dell'isola, Sergio Paolo, chiese di ascoltare il loro messaggio e si convertì. Il governatore proveniva da un'altra città, chiamata anch'essa Antiochia, ma situata nel distretto di Pisidia, in Asia Minore. Gli apostoli salparono da Cipro, sbarcarono a Perge e si diressero senza indugi verso questa città di Antiochia, dove la famiglia di Sergio Paolo aveva una grande tenuta. Probabilmente il governatore aveva dato ai due apostoli lettere di presentazione per le persone più influenti della sua città. All'epoca in cui Paolo visitò Antiochia di Pisidia, intorno al 47 d.C., la città aveva splendidi edifici dedicati al culto degli imperatori divinizzati. Il teatro e la strada principale, con negozi su entrambi i lati, sono stati riportati alla luce. Per tutta l'Asia Minore, l'attuale Turchia,
C'erano città fondate alcuni secoli prima dai greci, che avevano lasciato la penisola e le isole greche, piuttosto aride, per trovare una terra fertile. I coloni greci fondarono molte nuove città e portarono con loro la cultura e la lingua greca. Così Paolo, in tutta l'Asia Minore, poteva parlare in greco e tutti lo capivano. Il viaggio di Paolo da Perge ad Antiochia di Pisidia si svolse su strade ben pavimentate, che collegavano le più grandi città dell'Asia Minore. Probabilmente Paolo superò un passo attraverso le montagne del Tauro, che corrono parallele alla costa e raggiungono un'altezza superiore ai 2000 metri. Per gran parte dell'anno, le montagne del Tauro sono coperte di neve. Viaggiare via terra era relativamente facile nell'impero romano. Lungo le principali vie di comunicazione c'erano locande dove riposare e mangiare e dove si potevano cambiare i cavalli e i muli. Paolo viaggiava probabilmente a cavallo. In questo modo poteva coprire lunghe distanze in periodi di tempo relativamente brevi. Potrebbe così aver attraversato l'intera Asia Minore, più di 1000 chilometri, in circa 2 settimane. Da Antiochia di Pisidia, gli apostoli arrivarono a predicare il Vangelo nelle città di Iconio, Listra e Derbe. Tutte queste città si trovavano nella regione meridionale della Galazia. Si fermarono in queste città sia all'andata che al ritorno alla loro base di Antiochia in Siria. Sappiamo che sulla strada verso Antalya, dove si sarebbero imbarcati per far ritorno ad Antiochia, Paolo predicò nella sinagoga di Perge. Il viaggio missionario, che ebbe grande successo, sollevò alcuni seri problemi per la nascente Chiesa cristiana. Fino a quel momento tutti coloro che avevano creduto in Gesù erano ebrei e si era fatto ben poco per estendere il Vangelo ai pagani. Quando arrivò ai capi della Chiesa di Gerusalemme la notizia che un gran numero di pagani era stato ammesso nella comunità dei credenti, la Chiesa si trovò di fronte ad un problema. Il cristianesimo era un movimento interno all'ebraismo? Chi non era ebreo avrebbe dovuto convertirsi al giudaismo prima di essere ammesso nella comunità? Paolo e Barnaba furono convocati a Gerusalemme per spiegare quello che stavano facendo. La discussione che ne seguì è nota come Concilio di Gerusalemme. La discussione fu molto animata, ma la decisione chiara: il Vangelo era per tutti. I pagani erano i benvenuti e non dovevano convertirsi all'ebraismo. I due apostoli riportarono la notizia ad Antiochia, dove fu ricevuta con molta gioia. I due apostoli decisero di ritornare nelle città che avevano già visitato, ma sorsero alcuni problemi. Così Paolo e Barnaba si separarono. Barnaba partì per Cipro insieme a suo cugino Marco, mentre Paolo scelse Sila come nuovo compagno e partì alla volta dell'Asia Minore. Paolo e Sila, viaggiando attraverso l'Asia Minore, arrivarono qui a Troade, un porto sulle coste del Mare Egeo. E qui a Troade, Paolo ebbe una visione in cui un macedone lo chiamava, pregandolo di venire ad annunciare il Vangelo. Allora Paolo e Sila salparono da Troade, attraversarono il mare alla volta della Macedonia per portare il Vangelo in Europa. Questo fu un momento decisivo per la diffusione del Vangelo nella Chiesa primitiva. Correva l'anno 49 d.C. La Macedonia, la patria di Alessandro Magno, era un'importante e prospera provincia romana. I romani, infatti, avevano conquistato il regno di Macedonia durante il secondo secolo a.C. La città principale della Macedonia era Filippi, che sorgeva lungo la via Egnazia, la strada principale che collegava Roma all'Oriente. I romani avevano stabilito anche una grande colonia fuori dalla città, concedendo delle terre ai veterani romani. Questi ultimi, insieme ai greci e ai traci, costituivano la popolazione di questa grande città. L'aristocrazia romana possedeva delle tenute fuori città, dove una gran moltitudine di schiavi lavorava nei campi. Filippi aveva molti templi dedicati a diverse divinità, un teatro e altri edifici che si trovavano normalmente in ogni città greco-romana. A Filippi gli apostoli incontrarono Lidia,
una donna greca originaria di Tiatira, nell'Asia Minore, che si era convertita al giudaismo. Lidia commerciava in porpora, vendendo la preziosa tintura per vestiti esportata dai Fenici ed ottenuta da un mollusco di mare. Soltanto gli aristocratici indossavano vestiti di porpora. Lidia credette nel Vangelo predicato da Paolo e fu battezzata nel fiume che scorreva poco fuori Filippi, che non aveva probabilmente una sinagoga. A Filippi Paolo e Sila furono arrestati e gettati in prigione. Le prigioni erano luoghi di detenzione in attesa del giudizio, non per scontare la pena. Potevano essere edifici appositi, ma spesso erano una buca scavata nel terreno. Geremia fu detenuto in una cisterna priva d'acqua e forse Gesù fu imprigionato in un luogo simile prima di essere crocifisso. Mentre la forma esatta della prigione di Filippi è sconosciuta, il testo ci informa che aveva delle porte. La prigione di Filippi poteva dunque assomigliare a questa caverna con un muro che ne chiudeva l'imboccatura. Paolo e Sila furono messi ai ceppi, che dovevano essere piuttosto scomodi. Liberati miracolosamente dalla prigione, Paolo e Sila si spostarono a Tessalonica, la capitale della provincia di Macedonia. Qui la predicazione di Paolo portò allo scontro con alcuni ebrei. Essi provocarono un tumulto e Paolo dovette fuggire in fretta. L'apostolo si lasciò alle spalle una chiesa giovane che presto divenne forte. Da Tessalonica Paolo e i compagni andarono a Berea e da qui Paolo proseguì da solo ad Atene, molto probabilmente via mare. Al suo arrivo ad Atene Paolo avrà visto la mole impressionante del tempio di Poseidone, il dio del mare, che dominava un promontorio vicino alla città. Paolo arrivò ad Atene prima dei suoi compagni, che vi giunsero via terra. Atene era stata anticamente la più importante città della Grecia, ma al tempo di Paolo era una città piccola e poco rilevante, nota soltanto per le diverse scuole filosofiche che vi erano all'opera. Come era sua abitudine, Paolo andò in sinagoga e parlò di Gesù. Paolo si recò anche qui nell'Agorà, la piazza del mercato. E qui parlò con i filosofi epicurei e stoici. Sì, e nell'ascoltarlo pensarono che egli stesse introducendo in città nuove divinità, Gesù e Anastasis. La resurrezione? Sì. Lo condussero poi su una collina chiamata Areopago. Sì, era il luogo dove si riuniva il consiglio cittadino. Il consiglio era responsabile non soltanto degli affari di Stato, ma anche delle questioni religiose. Certo, era suo compito esaminare nuove idee, come quelle predicate da Paolo. Allora il nome Areopago potrebbe riferirsi sia alla collina, sia al consiglio che vi si riuniva. Che cosa avrebbe visto Paolo dalla collina? L'Areopago sorge proprio vicino alla collina dell'Acropoli. E da qui Paolo avrà visto gli splendidi templi di marmo bianco che rilucevano al sole, tra cui il Partenone, dedicato ad Atena, la dea protettrice della città. Dove si trovava l'altare al dio ignoto? Bella domanda. Nessuno ha mai scoperto un simile altare ad Atene. Non posso dirti dove si trovava.
Le conversazioni di Paolo con i filosofi epicurei e stoici si svolsero probabilmente in un'area coperta, chiamata Stoà. La Stoà era un portico formato da una serie di colonne coperte. Protetta dal caldo del sole, la gente poteva condurre i suoi affari all'interno dei negozi o impegnarsi in discussioni di carattere filosofico. In molte città antiche sorgeva un'altura fortificata, nota in greco col nome di Acropoli, cioè la città alta. Facile da difendere, l'Acropoli cittadina ospitava templi e altri edifici sacri della città. Il principale tempio sull'Acropoli di Atene era dedicato alla dea Atena e si chiamava Partenone. Paolo si riferì alla religione degli ateniesi con particolare attenzione. Sì, anche se il libro degli Atti afferma che Paolo fu turbato da tutti gli idoli che vide in città, si rivolse a quanti si erano raccolti nella piazza del mercato con parole di grande rispetto. È vero, ci saremmo aspettati un attacco all'idolatria come in alcune sue epistole. In realtà egli cita anche alcuni dei loro poeti, compresa una poesia in onore di Zeus. Come spieghi questo approccio così diverso? Paolo sta applicando il principio esposto nella prima lettera alla Chiesa di Corinto, secondo il quale era disposto ad adattarsi a tutti per salvarne a ogni costo alcuni. Sì, ma dobbiamo anche considerare, secondo me, che l'uditorio era differente. Qui Luca ci mostra Paolo mentre parla con rispetto della religione e della filosofia greca. Ma quando lo stesso Paolo scrive ai cristiani, le sue parole sulle credenze pagane sono molto meno positive. Da Atene, Paolo si spostò a Corinto. Qui visse e predicò per un anno e mezzo. Più tardi egli avrebbe scritto almeno due lettere a quella chiesa. La città di Corinto era la capitale della provincia romana dell'Acaia. Era molto più grande di Atene, con una popolazione di centinaia di migliaia di abitanti. Situata su un istmo che separava due importanti specchi d'acqua, ebbe grandi vantaggi strategici e commerciali. Mentre Paolo soggiornava a Corinto, ogni sabato predicava il Vangelo nella locale sinagoga. Non è rimasta nessuna traccia di quella sinagoga, ma gli archeologi hanno scoperto un frammento dell'iscrizione di una sinagoga più recente, eretta nello stesso luogo. L'iscrizione completa probabilmente recitava «Sinagoga degli Ebrei». Un'altra iscrizione indica che un'ampia zona pavimentata presso il teatro era stata realizzata grazie ad una donazione di un uomo chiamato Erasto. Erasto non era un nome molto comune, ed è possibile che si tratti della stessa persona che nella lettera che Paolo scrisse da Corinto alla Chiesa di Roma inviava i saluti ai suoi membri. Si tratta probabilmente dello stesso Erasto menzionato nel libro degli Atti al capitolo 19 e nella seconda lettera a Timoteo al capitolo 4. Come Atene e molte altre città greche, Corinto sorgeva ai piedi di un'acropoli chiamata Acrocorinto, la parte sacra della città. Sulle sue pendici e sul luogo più alto erano situati templi dedicati a varie divinità. La comunità ebraica di Corinto accusò Paolo di fronte al proconsole romano Gallione. In che cosa consisteva questa accusa? Il libro degli Atti dice semplicemente che gli ebrei affermavano: «Quest'uomo cerca di convincere la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge». Di quale legge stanno parlando? Bella domanda. Siccome parlavano greco, usavano la parola nomos, che significa appunto legge. Ma poteva essere sia la legge romana che la legge ebraica. Sì, lo stesso Gallione non avrebbe potuto capire bene ciò a cui si riferivano e possiamo pensare che egli richiese delle accuse più specifiche. La sua risposta chiarì che a suo giudizio non si trattava di una questione di pertinenza della legge romana. Egli replicò che il problema riguardava la legge ebraica. Per ascoltare questo caso, Gallione sedeva su una speciale piattaforma chiamata Bema, da dove si pronunciavano le sentenze e si tenevano i discorsi pubblici.
Una piattaforma simile è stata rinvenuta di fronte alla residenza del proconsole. Dalla data che vi era incisa, potrebbe trattarsi proprio di quella su cui sedeva Gallione. Paolo terminò il suo secondo viaggio con una breve sosta ad Efeso e probabilmente a Gerusalemme, prima di tornare ad Antiochia di Siria. Nel successivo viaggio missionario, Paolo trascorse ad Efeso 3 anni. C'era già stato, ma solo per una breve sosta, nel corso del precedente viaggio. Da Antiochia Paolo giunse a Efeso da terra, per la via più breve. Efeso era la capitale della provincia dell'Asia e una delle città più grandi dell'impero romano. Vantava una popolazione di circa 250.000 abitanti ed era il centro del popolare culto della dea Artemide. Artemide, conosciuta dai romani col nome di Diana, era la dea della fertilità, una dea madre rappresentata come una donna dai molti seni. Il suo culto era diffuso in tutto il mondo conosciuto. Questo tempio, dedicato ad Artemide, sorgeva a Gerasa, la capitale della Decapoli. All'epoca del Nuovo Testamento, Efeso si fregiava del titolo di custode del tempio della grande Artemide. È stata trovata un'iscrizione che reca le stesse parole usate da Luca nel libro degli Atti. Tutte le rovine del Tempio di Artemide ad Efeso consistono in questa colonna e in alcune fondazioni. Era un edificio molto grande, lungo più di 100 metri e largo almeno 50. Al suo interno c'erano più di 100 colonne, alte 16 metri. Il Tempio era considerato una delle 7 meraviglie del mondo antico. Dietro l'altare principale c'era una statua di Artemide, alla quale fa riferimento il libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 19 con la frase «La statua donata dal cielo». La predicazione di Paolo ad Efeso ebbe un successo così grande che i mercanti che vendevano le statuette di Artemide e del suo tempio iniziarono a preoccuparsi. Scatenarono un tumulto e una folla infuriata si radunò qui nel teatro. Era uno dei teatri più grandi dell'impero romano, conteneva circa 25.000 spettatori. Il tumulto si protrasse per 2 ore. Paolo voleva recarsi nel teatro e parlare alla folla, ma temendo il peggio, i suoi amici non glielo permisero. Alla fine, il tumulto si concluse pacificamente, anche se probabilmente Paolo trascorse qualche tempo in prigione. Non molto tempo dopo, Paolo lasciò Efeso. Durante il suo soggiorno, aveva scritto le lettere conosciute sotto il nome di prima e seconda lettera ai Corinzi, ma è possibile che ne abbia scritte anche altre. A causa della sua importanza nell'impero romano, Efeso fu presto riconosciuta come la madre di un certo numero di chiese sorte nelle città limitrofe. Il libro dell'Apocalisse è indirizzato alla chiesa di Efeso e di altre 6 città. Giovanni, l'autore del libro dell'Apocalisse, potrebbe aver guidato la chiesa di Efeso. Fu confinato a Patmos, una piccola e arida isola poco popolata, che si trovava a poche ore di navigazione da Efeso. L'isola è lunga 15 chilometri e larga poche migliaia di metri. Patmos ha molte caverne e Giovanni potrebbe essere vissuto in una di queste quando ebbe le sue visioni. Forse egli mise per iscritto le sue visioni dopo essere rientrato ad Efeso.
Giovanni vi fu esiliato probabilmente sotto Domiziano, imperatore tra l'81 e il 96 d.C., che aveva organizzato una vasta persecuzione contro i cristiani. L'insegnamento di nuove religioni non era proibito dai romani. Tuttavia, il cristianesimo insegnava a non venerare gli dèi, poiché i romani credevano che gli dèi proteggessero lo Stato. Un insegnamento simile era pericoloso per la stabilità dell'impero. Un cristiano che rifiutava di fare sacrifici agli dèi o all'immagine dell'imperatore poteva essere considerato un traditore di Roma. La terza delle sette lettere contenute nel libro dell'Apocalisse era indirizzata alla chiesa di Pergamo. Pergamo era stata a lungo un centro importante in Asia Minore e almeno per un certo periodo fu capitale della provincia. Fu anche sede di due grandi culti. Il primo era il culto di Asclepio, il dio della medicina. Ad Asclepio era dato il titolo di Soter, cioè Salvatore. Il suo emblema era un bastone intorno al quale erano avvinghiati due serpenti. Il mondo antico aveva dei culti legati alla guarigione delle malattie. Per i greci il più importante dio guaritore era Asclepio e i suoi centri si trovavano ad Epidauro, nella penisola del Peloponneso, e qui a Pergamo. I malati venivano in questo tempio, si facevano un bagno e spesso passavano la notte qui o in edifici annessi al tempio, sperando forse di ricevere nella notte un sogno da parte del Dio che mostrasse loro come ottenere la guarigione. I malati che erano guariti offrivano al dio un dono che riportava il tipo di guarigione. Pergamo ospitava una facoltà di medicina e una grande biblioteca dedicata alle malattie e alla medicina. Il secondo culto per importanza a Pergamo era quello dedicato all'imperatore romano. Nel 29 a.C. fu costruito a Pergamo il primo tempio dedicato alla dea Roma e all'imperatore. Durante il primo secolo d.C., la città divenne rapidamente in Asia il centro del culto all'imperatore. Nella lettera alla comunità cristiana di Pergamo, nel secondo capitolo dell'Apocalisse, si fa riferimento alla città come luogo in cui Satana ha il suo trono. Non possiamo affermare con sicurezza a che cosa si riferisca questa frase. Molti studiosi la collegano a questo tempio dedicato a Zeus Soter. Altri studiosi, invece, la collegano al culto dell'imperatore. Infine, per alcuni potrebbe riferirsi anche al culto di Asclepio, dio della guarigione, e quindi... Situata in una fertile valle, la città di Laodicea era un prospero centro industriale. Qui venivano prodotti vestiti di lana di ottima qualità. Laodicea era una delle sette chiese dell'Apocalisse. I cristiani qui si caratterizzavano per la loro tiepidezza, cioè né caldi né freddi. Questa metafora può essere un'allusione alle sorgenti delle vicine montagne, che non erano di acqua fredda come di solito sono le sorgenti di montagna,
ma di acqua tiepida. Da queste sorgenti, ancora oggi, sgorgano tiepide acque ricche di calcio. Ritornando dalle chiese in Macedonia e in Grecia, Paolo ripercorse alcune tappe del suo secondo viaggio. Forse si spinse fino a Corinto, poi tornò verso nord in Macedonia e, dopo la festa di Pasqua, insieme ai suoi compagni, salpò da Filippi per Troade, in Asia Minore. Troade era uno dei porti più vicini alla Grecia e Paolo vi transitò diverse volte. Avendo fretta di tornare a Gerusalemme, Paolo non ripassò da Efeso, ma incontrò i capi della chiesa di Efeso al porto di Mileto, a circa 70 chilometri da Efeso. La destinazione finale del viaggio di Paolo era il porto di Tolemaide, menzionato una volta nel libro dei Giudici col nome di Acco. Tuttavia, la nave dovette prima sbarcare il proprio carico a Tiro. Paolo trascorse una settimana con i cristiani di Tolemaide. Da qui salì a Gerusalemme a piedi, fermandosi diversi giorni a Cesarea. A Gerusalemme, Paolo, per la sua predicazione, venne arrestato e imprigionato. Fu inviato sotto scorta a Cesarea, dove passò 2 anni in prigione. Quando Paolo fu finalmente processato dal governatore romano Festo, egli si appellò all'imperatore a Roma, un diritto che doveva essergli concesso per il fatto di essere cittadino romano. Il viaggio di Paolo a Roma non fu tranquillo, poiché la nave fece naufragio al largo delle coste dell'isola di Malta. Insieme ai compagni, Paolo raggiunse l'Italia più di 3 mesi dopo. Viaggiando verso nord lungo la via Appia, Paolo, ancora prigioniero, arrivò infine a Roma. Erano i primi mesi dell'anno 60 d.C.